Mi piacerebbe sapere i miei ultimi acquisti? Magari avere anche qualche piccolo consiglio? Seguitemi! Benvenuti tra i solchi di Dimmelo con un disco, benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere un po' di cose che ho preso in queste ultime settimane e che spero vi ispireranno. Come sempre, come in ogni puntata, vi farò ascoltare qui e là qualche pezzo di brano e poi vi proporrò una playlist che vedete nel box informativo sotto di me in questo video, all'interno del quale vi scriverò i titoli dei brani, i dischi di cui vi parlo, magari se ne trova l'intero album online, e vi proporrò la solita selezione dei brani di cui vi parlo, in questo tempo che ci concediamo insieme. Prima di andare avanti, come sempre, ci saluta Nathalie Norto, che a dire il vero, lui saluta con la sua zampina, questa sera è un po' arrabbiato con me, perché nella puntata dedicata al Festival di Sanremo del 64 non l'ho fatto salutare. Lui si è un po' offeso per questa cosa, ma ha comunque seguito con piacere anche quella puntata, che mi invito a guardare se non l'avete ancora fatto. Ma partiamo subito con i dischi. Vi dico da subito che diversi sono recuperati da un mercatino, altri invece li ho presi da Camarillo Brillo Dischi, negozio che vi consiglio sempre di visitare ad Avellino. Il primo album di cui vi parlo è questo. Si intitola Moliendo Caffè ed è di Mina. È una raccolta del 2016, quindi recente, diciamo, all'interno della quale vengono selezionati tutti i brani di Mina cantati in spagnolo. Quindi la tracklist mi ha subito colpito e per quello ho preso subito l'album. E tra le altre mi sono piaciute tantissimo la versione in spagnolo del Cielo in una stanza, El Cielo en casa. Mi è piaciuta tanto Renato, anche questa tradotta in spagnolo, e un'altra che mi ha incuriosito parecchio, perché poi di questo periodo di Mina di inizio anni 60, qui siamo tra il 60 e il 62, è Chihuahua, anche questa mi è piaciuta tanto con il testo in spagnolo. Vi consiglio, se la trovate questa raccolta, ci sono tantissimi brani, sono 17 in totale, e sono tutte quante canzoni cantate in spagnolo, sono tutte quante di questo periodo, vi dicevo, inizio 60, quindi tra il 60 e il 1962. Andiamo al prossimo disco e qui ci spostiamo in America, in realtà ci spostiamo in America per i prossimi due. Questo che vi mostro è di Jay and the Americans e il titolo dell'album è Sense of Time. Questo mi è piaciuto tanto, questi sono i classici dischi che io prendo già guardando solo la copertina, anche senza conoscerli. Infatti, Jay and the Americans li conoscevo, non conoscevo in particolare questo disco. Poi ovvio, l'ho approfondito, ovviamente. È un album del 1969, ebbe anche un discreto successo in America, posizionandosi fino alla posizione 50-52 della chart di Billboard. E la cosa particolare è questo brano, che è This Magic Moment, che è quello che arrivò nelle classifiche americane fino ai primi posti, arrivò a vendere 1 milione di copie. This Magic Moment. Jay and the Americans sono un gruppo interessante, vi consiglio di ascoltare, di cercare qualcosa, in particolare questo disco che comprende, oltre a This Magic Moment, brano ovviamente dei Drifters, quindi non originale, anche altre cover, tra le quali anche Since I Don't Have You, molti di voi la ricorderanno magari per la versione famosissima che ne fecero negli anni 90 i Guns N' Roses o anche quella degli anni 70 di Art Garfunkel. Don't have
andiamo ancora avanti, perché i dischi che vi voglio far vedere sono parecchi. Poi magari in qualche altra puntata ne approfondiremo altri. Questo mi piace particolarmente. Questo è un altro di quei casi in cui già solo a vedere la copertina dici vabbè, lo compro. Raindrops Keep Falling on My Head, BJ Thomas. E questa è la colonna sonora di Butch Cassidy. Disco apribile, vi faccio vedere anche l'interno, perché è molto bello. La luce non mi aiuta particolarmente, quindi lo pieghiamo in questo modo. Oltre a Raindrops Keep Falling on My Head, brano e disco del 1969 che nel 70 vinse l'Oscar come miglior brano originale dalla colonna sonora appunto del film. Il bello di questo disco è che BJ Thomas interpreta altri brani molto famosi, e ve ne leggo qualcuno. Ad esempio Little Green Apples, mi piace molto nella sua versione. This Guy's in Love with You di Bud Bacharach, ricantata anche questa da lui. E fino ad arrivare alla fine ad una canzone che è particolarmente legata al primo interprete, che è Elvis Presley, ed è Suspicious Minds. Non riesce a raggiungere le vette di Elvis, ma comunque è una bella versione, sicuramente più country, più vicina a questo artista. Vi voglio far vedere anche il retro perché mi piace particolarmente, c'è una bellissima foto e poi hai i crediti in basso. Anche questo è stato recuperato in un mercatino. We can go on together, suspicious mind. In realtà tutti quelli del negozio di dischi arriveranno tra poco. Dopo questo capolavoro che vi mostro, questo vi devo far vedere bene sia la copertina che il retro, perché è bellissimo già solo da vedere. Rita Pavone. Non è facile avere 18 anni. Chi mi segue sa che mi piace tanto Rita Pavone. Ovviamente, diciamo, mi piace tanto, ma è abbastanza banale dire questa frase, perché è uno di quegli artisti fondamentali per la decade degli anni 60, per la musica italiana in generale, soprattutto per gli anni 60. Questo è il suo secondo album, che arrivò poco dopo il primo e contiene i suoi primi grandi successi. Come vi avevo detto, vi mostro anche il retro della copertina, dove vediamo questa bellissima fotografia con alle spalle di Rita Pavone lo stabilimento della RCA italiana, quindi sulla Tiburtina a Roma. Davvero davvero molto bello. E se andiamo a leggere i titoli, vediamo che sono tutte canzoni molto famose. Come saprete, all'epoca spesso gli album degli artisti non erano altro che raccolte dei singoli di successo che erano già usciti nei negozi di dischi. E infatti qui vediamo una dietro l'altra: Non è facile avere 18 anni, appunto, Somiglia ad un'oca, Cuore, Che mi importa del mondo, Sono finite le vacanze, addirittura Bianco Natale. Ed è stata ufficialmente la prima canzone da me selezionata per la compilation di Natale di quest'anno. Altra cosa che ovviamente vivremo insieme, poi la scoprirete insieme a me, ma è ancora presto. E ci sono ovviamente altri brani oltre a quelli che vi ho citato. Werner Müller e la sua orchestra con il coro l'accompagnavano, insieme anche a Luis Enriquez, la sua orchestra appunto, e i sempre presenti 4+4 di Nora Orlandi. La cosa bella di questo disco è che qui in basso c'è anche il prezzo, che era di 2.970 lire, comprese 270 lire di tasse varie. No, non è facile. No, non è facile. Quando si ama come. E passiamo adesso invece ai dischi che ho scelto, quasi tutti in realtà, parte 1, dal Record Store Day. Record Store Day che quest'anno purtroppo a causa del coronavirus non si è tenuto come di consueto ad aprile in un'unica data, ma è stato spalmato tra agosto e novembre, se non vado errato. I primi due appuntamenti, quello di agosto e di settembre, si sono già, sono già avvenuti, e io ho scelto in questi due appuntamenti dei dischi. In particolare vi mostro qui questo bellissimo primo album di Mia Martini, che si intitola Oltre la collina. Questo è un disco molto importante, anche in questo caso vi mostro anche l'interno perché è bello già da vedere.
direi difficile da trovare in versione originale, nella prima stampa del 1971, è stato ristampato appunto quest'anno e vorrei far vedere anche il disco, appunto l'LP, perché è giallo. Vorrei, ecco. Facciamo con cautela che è meglio e lo rimettiamo a posto. Dicevo, questo album è molto importante, è il primo che è uscito con il nome d'arte di Mia Martini. Mia Martini negli anni 60 aveva già inciso con il suo nome vero, se vogliamo, che era Mimi Bertè, e più che altro aveva da giovanissima, quindi aveva cantato brani vicini al twist, a tratti molto simile al genere di Rita Pavone di cui abbiamo parlato poco fa. Qui invece parte la vera e propria carriera di Mia Martini e parte alla grande subito con un brano molto importante che poi rimarrà in tutta quanta la sua carriera, che è Padre Davvero, che la troviamo proprio in questo album. La cosa bella di questo disco è che moltissimi brani, più della metà, sono scritti da Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che però, tenete presente, non era ancora famoso nel 71, lo sarebbe diventato direi a poco, e qui regala alla bellissima voce di Mimì molti brani, tra i quali ad esempio Amore, amore un corno, oppure Lacrime di marzo, che poi lo stesso Baglione avrebbe inciso dopo qualche anno, e anche Oltre la collina, che è il brano che dà proprio il titolo a quest'album. Amore, 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 amore un corno, se poi quando fa giorno te chissà se ti sei chiesto mai perché ti aspetto, ti servo solamente dentro il letto. Spostiamoci in Inghilterra, ancora Record Store Day, e qui è una ristampa davvero bella. Questa infatti l'avevo prenotata appena ho visto la lista delle uscite che sarebbero comparse ad agosto, ed è un album della grandissima Sandy Shaw. Qui siamo nel 1969, anche in questo caso il disco, la ristampa è apribile, guardate che bello all'interno. Reviewing the Situation è il titolo di questo disco del 1969. Sandy Shaw incominciava a diventare grande quell'anno perché per la prima volta si autoproduce tutto quanto l'album, quindi la scelta anche dei brani, e che brani direi. Sul disco originale, che è contenuto nel primo LP di questa ristampa, ci sono tra le altre Lay Lady Lay di Bob Dylan, c'è Love Me Do The Beatles, c'è Sympathy for the Devil, e qui passiamo ai Rolling Stones. Quindi vedete che, a parte i brani originali di cui non vi ho citato i titoli, ci sono molti brani scelti dal repertorio di altri artisti e rivisti da Sandy Shaw. La cosa molto bella di questa ristampa, uscita appunto quest'anno, è che oltre all'album ristampato, quindi del disco originale del 69, c'è un secondo LP all'interno del quale sono stati inseriti brani bonus rispetto a quelli originali, e tra questi anche qua ci sono diverse particolarità, come ancora i Beatles con The Fool on the Hill, e vorrei citarvi anche una cover che mi è piaciuta tanto nella sua versione, che è White is White, conosciuta meglio in Italia come L'isola di White dei Dick Dick, e qui interpretata da Sandy Shaw in una versione molto molto interessante. Mi piace moltissimo Sandy Shaw, penso di averlo anche già detto qualche volta in qualche puntata. Mi piace molto nella sua versione degli anni 60 e mi piace tanto anche nella versione anni 80, quando poi ha abbracciato il repertorio e le sonorità degli Smiths e di tutta quanta l'Inghilterra della seconda metà degli anni 80, che ha prodotto cose molto molto interessanti. Rimangono ancora due dischi da farvi vedere,
Uno è un vero e proprio classico, anche questo scelto in negozio, non c'entra nulla con il Record Store Day, è una semplice ristampa di Chicago Transit Authority. E questa è la ristampa che è stata fatta per il 50° anniversario del disco. Primo album di Chicago, quindi risale allo scorso anno perché l'album è del 69. Questo è un vero e proprio classico, se non l'avete in collezione ve lo consiglio, veramente ve lo consiglio profondamente. Io non lo conoscevo benissimo, l'ho preso, l'ho ascoltato più volte e veramente lo amo. Doppio, ma nasce già doppio, quindi non è una particolarità della ristampa. Anche questo molto bello nella grafica, all'interno vediamo i vari componenti del gruppo in azione, quindi mentre suonano. E da questo disco, come pezzo forse più famoso, Does Anybody Really Know What Time It Is? È il pezzo che probabilmente conoscerete già, ma quasi sicuramente conoscete il disco, quindi c'è poco altro da aggiungere. Chicago hanno una carriera lunghissima. L'unica curiosità che vi posso dire è che qui è l'unico caso in cui il nome è riportato per intero, ovvero come Chicago Transit Authority, perché poi diventerà dal secondo disco in poi anche quello fondamentale, semplicemente Chicago. E non so se ci avete mai fatto caso o lo sapete, tutti quanti i dischi di Chicago, a parte uno, sono numerati, quindi poi ci sarà Chicago 2, Chicago 3, Chicago 4 e così via. Molto spesso in realtà il numero neanche compare sulla copertina, ma si chiameranno tutti quanti Chicago e quindi vengono distinti l'uno dall'altro in base al numero del progressivo di uscita. Vi ho fatto vedere un bel po' di cose, saltando in realtà da una parte all'altra, e vado a concludere la selezione dei dischi che ho comprato in questo periodo con l'ultimo uscito, proprio in questi giorni, che penso che quasi tutti quelli che mi ascoltano avranno comprato. Io ve l'ho già mostrato sulla pagina di Dimmelo con un disco, Lucio Battisti. Poco altro da dire, l'album si intitola Rarities, e come recita il titolo, contiene brani rari della carriera di Battisti. Anche questo devo dire, nella grafica mi piace tanto, queste cassette riprese qui in copertina della Sony, che mi ricordano in particolare poi il mio periodo di infanzia, prima adolescenza, intorno ai 12-13 anni, sono dell'83, quindi proprio in quegli anni, siamo nel pieno degli anni 90, mi piaceva tanto fare le compilation, registrare queste cassette, e diciamo di compilation di Battisti su cassetta ne ho fatte tante anche io, prima che poi la cassetta si avviasse al dimenticatoio. Ovviamente essendo una ristampa Sony, qui vediamo tutte cassette della Sony, quindi nella grafica che è stata diversi anni, perché poi ne vengono riprese alcune di più anni 90, queste che si vedono qui al lato sono, se non ricordo male, dovrebbe essere l'ultima grafica, probabilmente ancora presente, perché poi non credo siano scomparse dal mercato. Ritornando all'album di Battisti, diciamo che qui in realtà c'è stata una piccola polemica su questo disco, perché la tracklist annunciata già da agosto, se non ricordo male, forse i primi di agosto, è stata sempre presentata con 16 brani, 9 dei quali in italiano, tutti gli altri in altre lingue, in particolare francese, spagnolo e inglese. Purtroppo si è scoperto solo adesso, quindi solo all'uscita di questo disco, che in realtà l'LP, la versione in vinile dell'album, contiene soltanto 9 brani, quindi solo quelli in italiano. Tutti quelli in altre lingue, quindi come vi ho detto in francese, spagnolo e inglese, sono contenuti soltanto all'interno della versione in compact disc dell'album. Non si sa se ne uscirà un volume 2, probabilmente contenente tutte le altre canzoni. Per il momento però ci accontentiamo di questo, e ci accontentiamo bene, diciamocelo, non ci si può lamentare. Qualche parola in più, perché la merita questo disco, anche se in realtà si potrebbe dedicare anche una puntata intera. Ve lo vado a spiegare, e vi consiglio anche di acquistarlo, anche perché dovreste ancora trovarlo in giro. Non so se è esaurito, anche perché si dice sia andato esaurito subito. Non so quindi se è ancora presente sul mercato in questo momento.
si parte con Pensieri e parole, che di raro per essere inserita all'interno di questa raccolta ha il fatto che qui troviamo la versione estesa con il finale lungo, perché Pensieri e parole all'inizio nasce con una coda strumentale che nel brano poi pubblicato sul singolo nel 1971 è stata tagliata. Questa versione di Pensieri e parole, come possiamo vedere anche nelle note che troviamo all'interno della copertina dove tutti quanti i brani vengono spiegati, era stata pubblicata solo nel 1975 nella raccolta Tutto Battisti, quindi solo in quel caso, in quell'LP, e solo una volta in un CD in Giappone, in un best intitolato Il meglio di Lucio Battisti del 1984. Oltre a queste due occasioni non era mai comparsa in un album di Lucio Battisti. Abbiamo poi Per una lira, e anche questo è un brano non inedito, ovviamente uno dei suoi classici, però in questo disco compare nella versione del singolo con l'arrangiamento molto più beat rispetto a quello che poi è stato portato avanti negli anni, e questo si è sentito raramente, e compare soltanto in una raccolta uscita qualche anno fa in edicola, dove che si intitolava Note e non note. Abbiamo ancora poi i brani che in realtà sono già usciti all'interno dei due cofanetti intitolati Le avventure di Lucio Battisti e Mogol, e sono Vendo casa, provino poi donato sia alla Formula 3 che Dick Dick, Le formiche, donato invece a Vilma Goic, La spada nel cuore, brano non scritto da Battisti ma scritto da Mogol e Donida e presentato al Festival di Sanremo del 70, quindi esattamente 50 anni fa, da Little Tony e Patti Pravo. Andiamo ancora a La folle corsa, brano in questo caso invece scritto da Battisti e presentato a Sanremo ancora da Little Tony l'anno dopo, quindi nel 71, e affiancato dalla Formula 3, quindi ancora più vicino a Battisti. Abbiamo poi Perché dovrei e Il mio bambino, rispettivamente una scritta per Sara, per provare a lanciarla, quindi nella numero 1, e l'altra Il mio bambino invece incisa da Iva Zanicchi, anche se in realtà da quello che ho letto, ora non so se la notizia è totalmente vera, il brano era stato scritto per Mia Martini, poi interpretato però da Iva Zanicchi, anche in questo caso contenuto in una raccolta di qualche anno fa uscita in doppio CD. Abbiamo infine La farfalla impazzita, anche questa presente invece nella raccolta di cui vi ho parlato uscita in edicole qualche anno fa, Non note e non note. Questo brano è stato presentato a Sanremo del 68 da Johnny Dorelli e Polanca in coppia, anche se da quanto si dice era destinata allo stesso Battisti. Battisti nel 68 era proprio all'inizio, non andò quell'anno a Sanremo con questo brano, sarebbe andato l'anno successivo con Un'avventura che poi lo lanciò con il grande successo che tutti quanti conosciamo. Con Battisti Rarities chiudo questo momento in cui ho semplicemente voluto condividere con voi le ultime cose che ho comprato qui e là, non sono tutte, ce ne sono altre, queste sono solo alcune che ho selezionato per farvele vedere e per consigliarvele, perché comunque tutti i dischi che vi ho fatto vedere, se li trovate in giro tra mercatini e negozi, ovviamente ve li consiglio. Vi ricordo come sempre che Dimmelo con un disco, oltre a questo contenuto video che avete appena visto, è una pagina Facebook dove condivido molto, a dire il vero, anche brani che scopro, notizie che trovo qui e là, quindi se vi fa piacere vi invito a seguirla. È anche un profilo Instagram, è ovviamente un canale YouTube dove mi state seguendo e un sito internet dimmeloconundisco.it. Qui troverete tutte quante le mie avventure, tutto ciò che mi piace. Se vi fa piacere seguite anche il sito all'interno del quale pubblico tutto quello che è questo mondo. Vi invito anche, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale. Ovviamente conta poco, diciamo, di più rispetto a quello che fate già guardando il video, però comunque per me è bello vedere che seguite questo progetto e che vi appassionate insieme a me. Detto questo, vi invito ad ascoltare i brani che vi propongo, vi do appuntamento la prossima volta, sempre tre solchi di Dimmelo con un disco. Ciao a tutti!